La pagina di fondo a sinistra è un poco una raccolta di pensatori, di idee della sinistra. E abbiamo parlato spesso, di Gabriele, Chef Rubio, e ne abbiamo parlato con temi di Palestina, quando c'è stata l'esperienza di Riace, con Mimmo Lucano. E oggi ne abbiamo voluto approfittare per parlare direttamente con lui, facendoci una chiacchierata. E chiedendo principalmente a lui che cosa, qual è il suo pensiero sul momento e sentire direttamente le sue idee di un personaggio molto contestato. Ora Gabriele si connetterà. Vedo che si sta collegando Gabriele. Eccolo! Eccolo Gabriele! Ciao, come stai? Tutto Bene, bene Gabriele, tu? bene, grazie. Beh, come te la stai passando, prima di tutto? Ma insomma, sono uno dei fortunati che ha un appoggio, visto che sono a casa di mio fratello e casa di mia madre, che sono di Rimpettai, quindi dispongo di più di 20 metri quadri di casa, quindi mi ritengo Certo, fortunato. certo. E niente, sto con mio nipote, comunque sono non occupato, come ben sai, da diversi mesi per scelta e sto bene, nel senso leggo tanto, mi sto documentando tanto su tante materie e approfitto di questo triste momento per Certo. continuare a documentarmi e a informare tutto ciò che ritengo fondamentale che le persone che mi seguono e non sappiano. Quelle che mi seguono sono già un traguardo di fratellanza e sorellanza raggiunto. Quelle che non mi seguono sono le persone a cui ambisco perché dobbiamo essere in tanti e uniti per Assolutamente. cercare di contrastare tutta la valanga di menzogne e di disumanità che ci sta travolgendo o pretendono che ci travolga. Alla fine non mi sento minimamente in pericolo personalmente e non ritengo in pericolo le persone che la pensano come me, ma spesso viene messa in pericolo la democrazia e la libertà di pensiero e di parola. Quindi ecco, combatto, come sai, come tutti, come tanti, questa situazione. Allora, io ho fatto una breve introduzione alle persone che ci stanno seguendo. Allora, c'è una sorta di leitmotiv che ti contestano, cioè tu sei un personaggio molto contestato. Allora, io volevo sfatare questo mito di contestazione, di questo mostro di come ti vedono. E allora, fare una Ma chi? chiacchierata molto. E quelli che girano sul web, girano, fanno un poco Ma di troll. il web è pieno di tante cose, insomma, non concentriamoci solo sulla parte Chiaro, negativa, chiaro. concentriamoci su quella positiva. Comunque parliamone, vai. No, Qual è allora la io ti domanda? volevo dire, ho raccolto una serie di domande. Allora, la comunicazione, come ben sai, è molto importante. Tu hai un approccio comunicativo, diciamo, un modo, non dico particolare, in alcuni casi lo condivido, quindi non ti nascondo questo mio apprezzamento. Però pare che chi è chef non possa esprimere il proprio pensiero. Qual è la via di mezzo e perché c'è questo messaggio che passa, cioè che una persona che fa un determinato mestiere non possa esprimere un proprio pensiero? Ma la frangia di persone che contesta il mio libero pensiero e il modus comunicandi di quello che è poi alla fine il messaggio che tante persone come me portano avanti è semplicemente un blocco di persone che mi ha visto di sfuggita e malvolentieri su i media che contano, tra virgolette, quindi in televisione, e leggendo poco di me, informandosi ancor meno e non seguendo attenta oculata sui social, perché sono l'unico mezzo che abbiamo per comunicare fino a quando non c'è poi dopo l'incontro vis-à-vis, è normale, vista poi la loro limitata visione del mondo, si riducano sempre alla professione per cui io sono stato messo a conoscenza ai più che è quella del cuoco. Quindi se loro mi hanno visto in trasmissioni in cui cercavo di portare avanti anche dei messaggi antropologici e sociali che non fossero solo relegati
alla cucina, è normale che si limitino a criticarmi dal punto di vista espressivo e di contenuti, perché pensano che io possa solo fare il cuoco. Il problema sta tutto lì, perché se si riduce una persona, un essere umano, a una professione, non è la persona criticata che ha fallito, ma il criticante che ha fallito prima ancora di criticare, perché è come se io criticassi una persona per il suo operato e non per la persona. Io quando critico i politici o critico delle scelte, le critico oltre che per il punto di vista professionale, soprattutto per il punto di vista umano. Insomma, ci dimentichiamo sempre che dietro una professione c'è un uomo, una donna, e di conseguenza questa cosa limita anche la mia ipotetica preoccupazione, perché se una persona che mi critica non sui contenuti, ma fa un attacco, come sempre succede, da parte dei politici, vedi la Meloni, vedi Salvini, vedi le varie persone che poi dopo gli fanno da lacchè, come capitò nel periodo dei fatti brutti di Trieste, certo, con Giletti che mi schiaffò la sera stessa. Aveva provato anche a chiamarti al cellulare. Ma non è mai vero, ma non è mai vero. Ti fa capire lo spessore di quelle persone. A me interessano quelle 370 e passa mila persone che sono qui su Instagram, di cui tante sono dei seguaci, ma non ossessionati. Sono delle persone che la pensano come me e che hanno visto che quello che io condivido non è altro che un mio pensiero personalissimo, condivisibile o no, non è che mi interessi. Anche se avessi 10.000 persone che mi seguono, o 5.000 o 4 stronzi, sarebbe comunque lo stesso messaggio, che è quello di fastidio per la poca voglia di mettere in discussione quella che è una realtà che a molti non piace, ma che ci fa solo bollottare. Esatto. Dietro la tastiera. Ascolta, io seguo, ma aggiungo, come... Vai. Sullo stile, non posso pensare che l'intelligenza della persona che mi critica finisca nel momento in cui critica il modo e non il contenuto, oltre che la persona, perché sarebbe veramente un confronto che hanno perso in partenza, perché se non si nota la clinica volontà, la chirurgica volontà di strillare oltremodo il disgusto, la rabbia e la voglia di attirare l'attenzione per mettere la lente di ingrandimento su un determinato problema, allora vuol dire che queste persone non hanno capito nulla, perché come io ti sto parlando in maniera estremamente pacata, e così è stato in tutte quante le interviste che ho potuto avere in questi anni dal vivo o nei programmi, si vede che non sono un pazzo. Se tu vuoi farmi passare per tale, diciamo che ti stai guardando allo specchio e non fai altro che metterti in difficoltà da solo. Certo. Allora, le tue esperienze, vedo che sei coinvolto tantissimo in progetti, ultimamente sei stato anche in Palestina, e non solo, nei fatti anche grande nei fatti anche di tanti altri viaggi, sei coinvolto anche nel mondo del sociale, del volontariato, usi anche lo strumento della cucina per avvicinarti. Il famoso progetto, l'ho letto anche, Cucina Democratica. Da dove arriva questo impegno nel mondo del volontariato? Ma, e soprattutto, aggiungo l'ultimo viaggio della Palestina. Cosa ti sei portato dietro? Ma tutti siamo figli di corso che facciamo e che smettiamo di fare solo al momento della nostra morte. E quindi non ti so dire il momento esatto in cui mi è scattato qualcosa, ma o credo che tu ci nasca o ci nasca, non ci sono dei fattori, ci sono degli input che ti possono far accelerare il processo di avvicinamento a determinate tematiche, ma se non sei recettivo e non sei capace di assimilare quelli che sono degli avvisi che ti dà il contesto sociale e politico che ti trovi intorno e che tu poi dopo le possa trasformare, allora
penso che sia del tutto inutile sperare di riuscire a fare qualcosa che non senti veramente. Quindi l'ingiustizia, le fazioni, la divisione, il femminismo, l'ambientalismo, tutte queste micro tematiche di un unico grosso tema, che è quello dell'ingiustizia, non possono viaggiare scisse. Cioè, io che sono contro Israele, contro l'occupazione, contro le ingiustizie, contro l'arroganza e a favore della libertà della Palestina, non è detto che se seguo una tematica non possa seguire anche i diritti delle donne, i diritti dei transessuali, i diritti degli omosessuali, i diritti delle lesbiche, i diritti degli animali, i diritti delle piante. Cioè, tutte le cause che io ritengo ingiuste devo sposarle, e di conseguenza l'ingiustizia nasce proprio nel fastidio di un qualcosa di storto. Io credo che dal 2001, mo, oggi siamo nel 2020, però dall'uccisione e dall'omertosa copertura di tutti i fatti di Genova, del G8 e di uccisione di Carlo Giuliani in poi, forse anche con il 2005 con Federico Aldrovandi, che è stato ammazzato da quattro bastardi in divisa e che sono ancora liberi e non hanno pagato nulla di quello che hanno fatto, e così il SAP che li ha protetti, e sono altre gocce che hanno sicuramente amplificato quel di disgusto, di ingiustizia. E quindi, ecco, non so dirti la matrice, posso dirti sicuramente che il messaggio che cerco di dare è quello di lottare uniti, perché anche nella lotta la divisione fa il gioco forza delle persone, certo, che non vogliono che si critichi, perché se poi dopo si fa il pinkwashing, il greenwashing da parte delle nazioni più potenti, lì c'è una strategia studiata di voler creare delle fazioni per cui se voti una sposi una causa, non ne puoi sposare un'altra e non sei credibile se ne sposi un'altra. Invece io sono per o tutto o niente, ma non vuol dire che bisogna comunicare giornalmente questo fastidio, perché sennò dopo sembra che tu faccia il paladino di qualsiasi cosa e alla fine il tutto è niente. Infatti niente, dico solamente che ci sono delle notizie purtroppo brutte che ogni giorno fioccano, per le quali vale la pena mettere un attimo in risalto le problematiche. E quindi se una volta è un omicidio di un transessuale, o la perdita di lavoro di una donna incinta, o l'abbattimento di una foresta, o i confini circondati da gente armata di un paese quale la Palestina, ecco qui che non è che vada a disperdere queste energie in maniera stupida, le vado a oculare giornalmente per importare a conoscenza determinate cose. Questa credo è un'ingiustizia totale che mi disgusta. Magari mi hai risposto, però la cosa proprio di indole, come sei tu, cosa ti fa più arrabbiare? Ma a me mi fanno arrabbiare tante cose, mi fanno arrabbiare gli stupidi, intesi come coloro i quali si pensano furbi, quindi non gli ingenui o i puri, che invece sono delle persone che ammiro e che stimo, che fanno parte di una società e sono indispensabili per la società. Odio gli arroganti, odio i prepotenti, odio i bugiardi, odio quelli che cercano di applicare un metodo mafioso a qualsiasi cosa per mettere a tacere tutte le loro magagne. Guarda, ti tiro una somma sotto il nome dei sionisti. I sionisti rientrano sotto questo cappello. Mi fa sorridere il fatto che provino sempre a minacciare con delle accuse insensate, infondate, quali antisemitismo, eccetera, eccetera, perché non sanno che la gente si documenta e studia su libri di testo di università, e soprattutto scritti da persone ebree, che vengono anche loro tacciate di antisemitismo, dichiarati pazzi, allontanati, boicottati. E quindi la cosa che per cui proprio veramente mi escono le madonne, come si dice qua a Roma, è il fatto che si voglia deliberatamente ignorare tutte queste ingiustizie che fanno comunque parte dell'idea del capitalismo, dell'imperialismo, del neoliberismo e del neocolonialismo, che poi dopo a cascata fanno sì che si disumanizzi tutto.
Certo. Allora, io ho raccolto una frase che avevi detto tantissimo tempo fa, non mi ricordo quando, però avevi detto: non faccio niente di speciale, sono un cittadino comune che non ha paura, ci mette la faccia a fare assistenza civile quotidianamente. Allora, ai tempi del coronavirus, di questo momento un poco doloroso, particolare, cosa vedi intorno a te? Soprattutto, come ne usciremo da questa esperienza umanamente? Ma io intorno a me vedo tanti fratelli e tante sorelle che si indignano sia dietro la tastiera che nel mondo reale. Quindi, insomma, sono speranzoso. Non sono speranzoso dal punto di vista italiano perché sono convinto purtroppo che questo non ci insegnerà nulla e quindi chi lottava prima lotterà dopo, ma chi non lottava prima non lotterà dopo. Saranno sempre di nuovo rinchiusi nel loro egoismo le persone che adesso sbraitano e non si aggregheranno a quelle persone che hanno sempre fatto della lotta sociale, dei movimenti, degli attivismi, della condivisione, insomma, dei confronti, il prossimo futuro. Quindi, se da una parte vedo tante persone, fratelli e sorelle, che combattono, si incazzano per determinate cose, dall'altra vedo comunque una superficiale unità di intenti che verrà sicuramente screditata dal prossimo futuro, che spero possa essere quanto più imminente che alla fine di questa reclusione forzata. Quindi, insomma, questo è quello che riesco Certo. ad immaginare nel futuro imminente. La cosa che mi rende una persona normale è il fatto che sono un essere umano che semplicemente non ha paura di dire le cose e per fortuna come me, tante, come dicevo, sorelle e fratelli che lo fanno, mi fanno sentire meno solo e sicuramente speranzoso. Non ci vedo nulla di eclatante, non esistono eroi, gli eroi sono solo quelle figure che vengono tirate su dalle persone che non hanno le palle di fare le cose o non hanno la voglia. Siamo tutti eroi e nessun eroe, siamo tutti esseri umani che dobbiamo fare il nostro massimo perché le cose possano migliorare, non dico a livello globale, ma almeno nel nostro piccolo orticello, e se tutti quanti facessimo questa cosa nei vari orticelli, alla fine l'orto diverrebbe tutto più PP. bello. Esatto. Ascolta, ti faccio una domanda proprio da mago. Il tuo ultimo Vai. viaggio in Palestina, che cosa vedi nel futuro in Palestina? Ma in Palestina, finché non ci sarà un'azione forte, perché con le azioni democratiche, con le azioni diplomatiche, con le sanzioni, insomma, sono quasi 100 anni, se si vuole partire da prima del sionismo 1897, più di 100 anni che persone potenti se ne fottono di qualsiasi tipo di avvisaglia di sanzione. Quindi, se non c'è un'azione forte, che non deve per forza essere bellicosa, ma deve essere comunque ad esempio di boicottaggio globale da parte degli stati e non degli individui, perché da soli non possiamo nulla, se poi anche rappresentiamo uno stato, se lo stato Certo. non supporta l'azione dei singoli e sposa le ideologie guerrafondaie filonaziste di alcuni stati, ecco qui che vanifica anche gli sforzi dei singoli. Si unissero nel boicottaggio e nella non accettazione della prepotenza dello Stato illegale di Israele, supportato dai miliardi delle lobby ebraiche e dei partiti di destra e anche di sinistra degli Stati Uniti, non credo che la situazione si risolverà, perché man mano stanno rosicchiando sempre più terreno, man mano stanno violando sempre più diritti umani, sia civili che anche di guerra, cioè non è che si fanno problemi. Quindi non vedo un futuro roseo, ma non Sì. per A questo non continuo a lottare lottare. e non hanno mai smesso loro di dare un seguito alla loro progenie, quindi non hanno mai smesso di fare figli e figlie, e questa è la forza del popolo palestinese che
li rende immortali, quindi il fatto che loro siano la massima espressione della libertà, della resistenza, non fa che ben sperare per il futuro non imminente, ma quello remoto. Quindi ecco, se non vedremo noi i frutti della loro resistenza, quali appunto la fine di uno stato di occupazione illegale, sicuramente fra decine di anni magari succederà qualcosa, e questo qualcosa potrebbe sancire la fine di questa schifosa, ignobile occupazione, violazione di diritti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non immagino un futuro roseo sicuramente per la Palestina, ma questo non vuol dire che non possa essere bello lottare insieme a loro. Quindi, noi abbiamo uno o più punti di riferimento, però forse ne abbiamo uno in comune io e te, ma così come anche tantissime altre persone che ci stanno seguendo, anche quelli che sono molto affezionati al tema della Palestina. Ma volevo capire, diciamo, la tua idea su chi è, e per me che esiste ancora, o chi è stato Vittorio Arrigoni. Ma Vittorio è sicuramente una persona che mi sarebbe piaciuto conoscere prima di tutti, perché è un essere umano come tante persone che ho incontrato nella mia vita, che avrei voluto conoscere, perché leggendolo e recuperando tutto ciò che purtroppo ci è rimasto di solo Vittorio, non posso che ammirarlo, però lo ammiro in quanto essere umano e non in quanto nuovo Che Guevara o eroe, perché neanche a lui sicuramente piacerebbe essere definito così. Sicuramente è una persona dal cuore immenso, che ha subito violenze e torture da parte dell'esercito israeliano, sia fisiche reali, quali prigionia, pestaggi e quant'altro, sia psicologiche, perché ha subito bombardamenti, ha visto cose che forse noi non vedremo mai nella nostra vita, e non so se sperarmi di sì o di no, perché questo non l'ha fermato, è sempre ritornato ancora più incazzato a lottare per il popolo palestinese. Insomma, il popolo palestinese è l'emblema dell'ingiustizia mondiale, è la prova vivente delle ingiustizie, quindi chi non sposa la causa palestinese per me non è degno di considerarsi un essere umano, perché se c'è un'umanità ancora viva sotto le bombe, sotto le macerie, dietro i recinti, dietro le falsità dette da tutti gli stati terroristi che definiscono terroristi i palestinesi, e ci metto anche le comunità ebraiche piene zeppe di sionisti in Italia, che non fanno altro che spalleggiare questo schifoso stato di occupazione del popolo palestinese e le menzogne che dicono sul loro conto, quindi ecco, non posso che spendere delle parole fantastiche per una persona che sinceramente mi sarebbe piaciuto avere al fianco di queste battaglie e che avrei voluto conoscere. Quindi come posso cerco di leggere altre cose che non ho letto di lui, ascoltare o leggere le parole di Gidia, la mamma, insomma, quando siamo andati col Gaza Freestyle Festival giù a Gaza, siamo andati tramite il centro VIC, che è appunto il centro culturale che si trova a Gaza, che è presieduto da Mary Calvelli. Siamo andati nel nome di VIC, siamo andati nel nome di un messaggio. Adesso non è fisicamente con noi, ma è come se fosse con noi, perché noi portiamo quel messaggio di umanità che cercano in tutte le maniere di togliere al popolo palestinese. Allora, ultime due domande che ho raccolto. Come l'etichetta di chef ti ha aiutato a veicolare dei tuoi pensieri, dei messaggi? Cioè, pare che qualcuno di noi debba avere un'etichetta, che secondo me, diciamo, è la cosa più sgarbata che esista. Però il fatto di essere un personaggio pubblico, di avere una certa visibilità, ti ha aiutato, oppure in che modo, fra virgolette, ti ha cambiato? Ma io sicuramente sono cambiato da 7 anni a sta parte, nel senso non la persona, ma il modo di
approcciarmi al mondo e il modo di osservare il mondo sicuramente è cambiato. Non ti so dire se in peggio o in meglio, ma tra le tante cose belle che ho visto, ho vissuto, tra le tante cose brutte che ho visto, ho vissuto, sicuramente sono maturato, sono cresciuto, non so dirti se mi sono indurito sotto alcuni punti di vista o mi sono disincantato sotto altri, però il fatto che il mio essere è stato messo volente o nolente su larga scala mi ha permesso di comprendere in primis me stesso meglio e quale potesse essere il mio potenziale e poi come restituirlo a più persone affinché quello che era il mio pensiero potesse essere condiviso con le stesse persone che la pensavano come me. Quindi il fatto di essere stato ficcato in una televisione e poi avere un seguito sui social mi ha danneggiato da un punto di vista intimo, ma mi ha potenziato dal punto di vista di veicolo. Quindi diciamo che non posso che essere contento di quello che è successo, perché non rimpiango nulla della mia vita, men che meno questi anni che mi hanno visto sulla bocca di tutti e che tramite appunto i programmi di cucina mi hanno fatto utilizzare quel mezzo per arrivare anche a veicolare altre cose che ritenevo più importanti di un semplice piatto di pasta. Allora, raccolgo un poco di messaggi. Vabbè, la maggior parte dei messaggi dicono unti bisunti, camionisti in trattoria, ma cosa farai? Che progetti hai in futuro? Ma al momento quello di studiare, leggere, di riprendere possesso del mio corpo, della mia mente, perché comunque per 7 anni sono andato come una scheggia e ho fatto quante più cose che se messe in fila forse non basterebbe un foglio JPEG, insomma devo fare un piccolo opuscolo di roba scritta piccola piccola per ricordarmi anche le cose che ho fatto. E quindi ecco, riprendere possesso di me stesso non vuol dire non dedicarmi a quello che è il mio leitmotiv, che è quello appunto di studiare il mondo e l'uomo in funzione anche dell'ambiente, perché possa in quanto tale esistere in maniera più ponderata su questa terra. Cioè noi ci diamo troppa importanza, pensiamo di essere invincibili, pensiamo di essere super fighi, ma non contiamo un cazzo nel calcolo degli anni, dei milioni di anni che ci hanno preceduto e di quelli che ci seguiranno. Quindi se pensiamo di essere niente e cerchiamo di concentrarci solo sulle cose che ci riguardano, forse faremo molte più cose belle che cose brutte di quelle che poi invece non escono dalle notizie, dai social. Quindi ecco, sto cercando di prendere possesso di me e per poi dopo restituirlo. Se sono svuotato non posso dare, quindi devo ricaricarmi dicendo in maniera molto sana, allenandomi, leggendo, studiando, guardando documentari e stando pure con mio nipote, e poi quando sarà il momento, se mai sarà, tornerò a raccontare le mie cose su larga scala, anche nel piccolo schermo, nel grande schermo, ma non è minimamente nelle mie intenzioni tornare. Cioè, mi basta anche ecco, sta chiacchierata qua, o fare il mio quotidiano censimento delle notizie dei vari blog di controinformazione, io sono contento. Cioè non mi interessa, non mi è mai interessato veramente manco la televisione. Mi ci hanno chiamato, quindi dice: ci sei venuto o ti ci hanno mandato? No, ma insomma, mi ci hanno chiamato, quindi non manco la guardo. Per chi lo sa, i miei amici lo sanno, io da 2005 che non guardo televisione, quindi mi sembra molto sensato questo periodo. Cioè, ce la facciamo una promessa, Gabriele? Non prometto allora, mai, ma vediamo, vai, dimmi. No, vabbè, che dopo finito questo periodo ci troviamo di persona e ci facciamo una chiacchierata davanti a tutti. Ok, questa è una cosa che sicuramente posso... Rapporti umani, questa è una promessa. Ok,
No, rimaniamo sicuramente in tema per riportare il messaggio di rimanere umani come faceva Vittorio, come fa, esatto, e come farà lo stesso messaggio. Quindi sicuramente è molto più bello incontrarsi di persona, ma già mi basta questa piacevole chiacchierata. Poi finito questo periodo, se sopravviveremo, sicuramente sarà un piacere incontrarti di persona. Grazie mille Gabriele. Allora, grazie a tutti. Grazie, vi ricordo che a tutte quelle che ci hanno ascoltato. Grazie Gabriele. Allora, vi ricordo che questo video andrà pubblicato in giornata sulla pagina Facebook di In Fondo a Sinistra, andrà anche in pubblicazione e lo girerò anche a Gabriele, così avrete modo anche dalla pagina di Gabriele di vederlo, e spero che vi abbia lasciato un messaggio molto costruttivo da questa nostra chiacchierata, e ci vediamo presto. Grazie Gabriele ancora. Ciao, grazie, ciao, a Gabriele. Te, grazie a tutti, ciao, ciao. A tutti. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad.